Boys. Benissimo, benvenuti qui su Acqui Radio Web, Fabio e Luca. Lui inizia già a ridere. La nuova rubrica chiamata YouTube of the Week. Quindi, visto che condurrà il tutto Luca, vi lascio il microfono a lui. A te, Luca. Ok, visto che hai già hai già sbagliato come si chiama, che è YouTubers of the Week, quindi. Allora, intanto io mi chiamo Luca, come già detto, e inizierei con una breve spiegazione di questa nuova rubrica. Allora, in particolare parlerà di YouTube e poi magari degli altri social media. YouTube è una piattaforma su cui si fanno video, ma tutti sapete. Quindi io inizierei subito dalla top 5 gameplay, quindi i video mentre uno gioca, uno riprende, cioè si riprende mentre gioca. Allora, andiamo. Oh, qua tutto l'ambaradan. Allora, al primo posto, ricordiamo che tutte queste classifiche sono della settimana scorsa, perché diciamo ci sono stati un po' di problemi con la registrazione. Allora, al primo posto c'è 5DJ con The Forest. Allora, 5DJ lo conosciamo tutti, quindi era scontato che ci fosse lui. The Forest è un gioco soprattutto di sopravvivenza, in pratica ci sono delle specie di zombie. Loro lo sapranno. Allora passiamo al secondo. Il primo abbiamo detto che è Favij. Ok. Il secondo è il vostro caro Dexter con GTA 5 online. Non vi so spiegare cos'è GTA perché lo sapete. Che cos'è GTA? Io che non gioco ai videogiochi, magari lo voglio sapere. Tu? Loro lo sanno. Lo sanno loro. Allora, GTA è un gioco per play. Fai cosa vuoi. GTA è un gioco per play, per le console, videogiochi, sì. Ho capito, ok. Andiamo avanti allora. Allora, al terzo posto c'è When Gamers Fail Lion, che va con il gioco Clash Royale, che è un nuovo gioco che è uscito, cioè sia per il computer sia per il cellulare. Io ce l'ho per il cellulare. Clash Royale è molto simile a Clash of Clans. Perché? Io non lo so. Tu non lo sai, loro magari non lo sanno. Allora, comunque, hai un villaggio, ti crei un villaggio, ci sono varie arene, che mi sembra che arrivano fino all'arena 5, 6, 7, 8. Ah, devi costruire. Sì, poi hai dei scaglioli, tipo, che devi attaccare gli altri. Poi magari ci sono dei clan. Al quarto posto c'è Surreal Power con Minecraft. Minecraft è famosissimo, Minecraft. Sì, perché io mi ricordo anni, c'era, è già da anni che c'è questo videogioco, giusto? Io lo sapevo. Sì, sì. Allora, Minecraft è un gioco. È quello che giochi te, che fai i cubi nella piscina, quelle cose lì, giusto? Vedi. Praticamente ogni tanto lo guardo. Costruire un mondo, fa tutti i cubetti, è una roba. Al quinto posto c'è Ciccio Gamer 89, anche lui con Clash Royale, quindi ho già spiegato prima. Adesso passiamo subito alla top 3 esperimenti sociali oppure scherzi. Allora, visto che con la prima siamo partiti dal primo, adesso partiremo dal terzo, quindi dai gradini un po' più bassi. Al terzo posto ci abbiamo i Relative, che sono una coppia che fanno esperimenti sociali con occhiali distrutti tra la gente. Quindi questo esperimento sociale, in pratica hanno degli occhiali, li distruggono in mezzo alla gente. Molto semplice. Sì, andateveli a vedere poi, a un certo punto. Allora, al secondo posto abbiamo gli scherzi di coppia, che invece questo non è un esperimento sociale, ma bensì uno scherzo, come dice proprio il canale. Ed è lo scherzo telefonico al mio ragazzo. Io sono etero. Sei etero, ok. Etero. No, vabbè. Allora, al primo posto invece abbiamo i mitici The Show, che facciamo un augurio perché quest'anno sono arrivati un milione di iscritti. Quindi The Show in Vino Veritas 3. Ok. Ora partiamo dalla top 3 sempre delle challenge. Quindi partiamo dai gradini, dal gradino più alto. Allora, al primo posto abbiamo Stepney con lo Step vs Food fatto a Las Vegas. Quello lì l'ho visto anch'io, veramente bello, quindi andatevelo a vedere.
Al secondo posto abbiamo i Pantellas con Spada Laser Challenge con Fabij. Quindi i Pantellas penso che li conoscete, sono una coppia, anche loro arrivati a 1 milione quest'anno. E quindi scusate ma la tosse. E allora, mentre al terzo posto abbiamo Anima con la Food Challenge con Manu. Allora, Anima è nella stessa crew di Stepney, che sono i mates. Anche lui è arrivato quest'anno a 1 milione. Mentre Manu è uno youtuber che fa canzoni per gli altri. Ad esempio, ha fatto la canzone per Anima, ha fatto la canzone per Stepney. Questo tratta il suo canale. Ora, passiamo alla top 10. Se la trovo, scusatemi. Ecco, alla top 10 dei youtuber of the week, quindi proprio l'argomento principale della nostra rubrica. Partiamo dai gradini più bassi, quindi al gradino più basso è dal decimo, quindi decimo posto. Ragazzi, al decimo posto abbiamo Scotex con 1 milione di iscritti, anche lui è arrivato quest'anno, molto bravo Scotex, fa delle animazioni. Al nono posto abbiamo Surreal Power con 1 milione e qualcosa di iscritti, ovviamente non stiamo lì a vedere. Vabbè, in una settimana magari. Ecco, Surya Power, anche lui è uno dei membri della crew dei Mates, quindi insieme ad Anima e Stephanie. All'ottavo posto abbiamo Anima, anche lui con 1 milione di iscritti, insieme a Surya. Al settimo posto abbiamo Ciccio Gamer 89, fratello di Joker, 1.108.000 iscritti. Al sesto posto abbiamo Frank Matano, conosciamo tutti, 1.129.000 iscritti. Grande Frank! Ora, top 5, i The Show, 1.162.000 iscritti. Quarto posto, Stepney, 1.294.000 iscritti. E a top 3, Dexter, 1.457.000 iscritti. Secondo, i Pantellas con 1.645.000 iscritti. E primo, Fabij con 2 milioni di iscritti. Ok, allora abbiamo finito con Fabij al primo posto dei top 10 youtubers of the week, quindi quelli che hanno con più iscritti. Luca ha 2 milioni di iscritti, quindi complimenti veramente, cioè è veramente un lavoro dietro. Allora, questo appuntamento, per l'appuntamento di oggi è finito, grazie a tutti di aver ascoltato e per aver visto il nostro video, che lo metteremo anche su YouTube, soprattutto su YouTube. Dove dovete iscrivervi ad Acqui Radio Web, e per il prossimo episodio, non sto scherzando, 5 like, cioè ragazzi, pum 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 proprio. Io, visto che non me ne intendo, 5 like, queste cose qua non capisco, però 5 mi piace, ok? 5 mi piace. L'importante è iscriversi a Acqui Radio Web. E vi ricordiamo che il video è su YouTube, ma se voi andate sul sito www.acquiradioweb.com ci sarà anche l'audio, quindi mi raccomando, sicuramente il video è più divertente. Ma andate ad ascoltarvi anche Acqui Radio Web, perché è una radio. Con i fiocchi! Ecco, proprio con i fiocchi. Ricordiamo anche l'appuntamento di News Intra Sports. New Intrasport andrà in onda venerdì 1 aprile. Primo, quindi faremo dirette da Acqui Terme a Pizzo Calabro, dove abbiamo un nostro inviato che è Marco Maramao. Proprio, quindi anche qua pum pum pum, ci dai che pum 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 che sfiorano, che sbottano. Sì. Ok, intanto buone feste a tutti. Buone feste a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua, ma sicuramente quando andrà in onda il video. E io dico lo stesso. Va bene, allora buona Pasqua e buon merendino. Buon merendino. Ok. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Ciao.